Il mio saluto a un convegno così importante sui beni confiscati, nella giornata nazionale riguardante i beni confiscati. E credo sia quanto più meritorio un argomento di questo tipo anche di questi tempi, in cui la lotta al crimine organizzato non sembra essere una priorità. Mi fa piacere che questo evento sia organizzato nella città metropolitana di Napoli, perché l'impegno sui beni confiscati non ha contraddistinto il mio operato solo da sindaco di Napoli, ma anche da sindaco della città metropolitana. E devo dire che abbiamo fatto molto in questi anni, sia in termini di utilizzo a fini sociali, a fini economici, a fini lavorativi di beni sottratti e confiscati quindi alla criminalità organizzata, ma abbiamo messo in campo anche proposte nei confronti del governo per cercare di snellire le procedure burocratiche, rendere ancora più efficiente l'utilizzo dei beni confiscati sul territorio, evitare delle farraginosità, evitare ad esempio che beni che poi non possono essere utilizzati, vengano lasciati inutilmente nella disponibilità degli enti locali. È importante anche, con la sinergia di tanti, di mettere in campo misure di sostentamento economico per il riutilizzo di beni confiscati. Da questo punto di vista, importantissimo il ruolo di Libera, importantissimo il ruolo delle organizzazioni, importantissimo il ruolo del terzo settore. E devo dire che nella nostra città, sempre di più, quando si fanno bandi, c'è la partecipazione di reti civiche, associazioni, comitati, e insieme si può dare un messaggio molto forte che non basta solo attrarre il bene presso le istituzioni, sottrarlo materialmente alla criminalità organizzata, ma bisogna dargli una destinazione proprio per fini sociali, in modo da dimostrare che quello che era un bene del crimine organizzato oggi è un bene della società civile e delle comunità del territorio.